Il volo è un gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. La sua nuova lei è la bellissima Michelle Bertolini, classe 1994. La ragazza è una tennista professionista nonché una stimata e acclamata modella. Inoltre, nonostante la sua giovanissima età, è pure una valente imprenditrice. I due stanno insieme da pochi mesi, ma il loro sentimento è diventato fin da subito molto importante. E così, dopo l'arrivo delle prime e potenti indiscrezioni, la coppia ha deciso di venire allo scoperto. Hanno così iniziato a circolare sui loro rispettivi profili ufficiali Instagram le loro foto, che non mettevano alcun dubbio sul fatto che fossero effettivamente fidanzati. A Natale poi lui le ha chiesto di sposarlo con tanto di anello, e lei ha risposto sì. E pare che ciò abbia fatto storcere il naso a Piero, che lo ha sbugiardato in diretta radiofonica. In sostanza, poco dopo che il collega aveva annunciato di essere fidanzato, Barone ha chiesto espressamente allo speaker di chiedere all'amico dopo quanto tempo di relazione ha chiesto alla sua lei di diventare sua moglie. Il conduttore non se l'è fatto ripetere due volte, e a quel punto è stato rivelato che la coppia era legata da un mese e mezzo quando è avvenuta la richiesta. A quel punto molti fan del trio sono rimasti alquanto interdetti. E c'è chi ha commentato sostenendo che lui abbia fatto una vera pazzia. Tra i tanti troviamo un "ti porterà via tutto", o ancora "ti porterà via anche gli acari dal materasso". E c'è chi pure scherza sull'arrivo abbastanza imminente di un avvocato. E così in rete è scoppiato il caos.